Il paddock della Formula E si sta sbaraccando, ma tutto quanto tornerà a rianimarsi molto presto, tra poco più di una settimana, con il team della Formula 1. Ha vinto Antonio Félix da Costa, come sempre qui a Monte Carlo vince un pilota campione, e stavolta ha vinto il pilota campione in carica dopo una gara entusiasmante, con tantissimi sorpassi, con 8 cambi di leader e 3 piloti diversi in testa alla gara, con 2 sorpassi decisivi all'ultimo giro, e lo stesso Antonio Félix da Costa l'ha definita una delle vittorie più entusiasmanti della sua carriera. Sì, io credo che questa, con anche vincere il campionato l'anno scorso, vincere Macao 2 volte, sono dei punti più alti della mia vita. Antonio Félix da Costa, si è piazzato Robert Frijns della Virgin, terzo Mitch Evans della Jaguar. Frijns vola così in testa alla classifica con 62 punti in una alternanza tutta olandese, visto che supera Nyck de Vries. Ma sono tanti i piloti che si sono rimessi in gioco per il titolo con questa gara, compreso Evans, compreso soprattutto Antonio Félix da Costa, che ora è a 52 punti, quindi a 10 dal leader, e pensate, ci sono 7 piloti in soli 16 punti, lo stesso Jean-Éric Bernier, l'unico pilota ad aver vinto 2 volte il titolo della Formula E, con il 4º posto di oggi, adesso è 7º. Ma sono contento con i punti di 4, siamo bene nel campionato, sono solamente 16 punti indietro dal leader. Va bene, abbiamo ancora 6 gare, va bene. Qui a Monte Carlo, come sapete, è la prima volta che la Formula E correva sullo stesso tracciato della Formula 1. Inevitabile quindi fare qualche confronto, che altrettanto inevitabilmente è stato impietoso per quanto riguarda i tempi. Piuttosto, un altro confronto a favore della Formula E stavolta lo si potrebbe fare sul numero di sorpassi, che in Formula 1 qui a Monte Carlo, come sapete, sono sempre piuttosto pochi, che oggi invece sono stati veramente tantissimi. Circuito. È solo la Formula E per fare una gara a Monaco con 3 leader diversi, tanti sorpassi. Questo dimostra veramente che siamo un campionato bellissimo da guardare le gare. Ho fatto, penso, 6 o 7 sorpassi oggi, è stato abbastanza bene, sì. Tracciatore la Formula 1, quindi promosso anche per la Formula E, lo hanno detto tanti piloti, lo dice anche Sébastien Buemi, che oggi qui ha avuto, per la verità, una corsa un po' difficile, ma che in 2 dei 3 precedenti, nel 2015 e nel 2017, sulla versione ridotta del circuito aveva vinto, eppure è fermamente convinto che sia meglio correre sul tracciato della Formula 1. Credo che è stato molto meglio comunque alla fine, quindi speriamo che la prossima volta si continua con questo tracciato, perché per me è stato comunque meglio, è stato un miglior show, quindi alla fine sì, vedremo. Le tribune dietro di me adesso sono vuote, ma oggi finalmente abbiamo visto un po' di pubblico, erano tanti mesi che non succedeva ed è stata una vera gioia. Nel corso delle libere, delle qualifiche, per la verità era un pubblico abbastanza sparuto, l'accesso era limitato e consentito solamente ai residenti a Monaco e agli ospiti degli hotel. Ma poi per la gara c'è stata una buona affluenza, seppure limitata a un massimo di 6.500 presenze. Comunque un gran bel segnale. Sì, questo è anche buonissimo, anche sulla griglia era piena. E è bello vedere che piano piano ritorniamo al normale. Io veramente sono stanchissimo, e credo che tutti voi anche di tutto questo discorso. Vogliamo ritornare a vivere, e questo è un piccolo passo nella direzione giusta. Con la soddisfazione di Antonio Félix da Costa, vincitore qui a Monte Carlo, abbiamo concluso. La Formula E torna nel fine settimana del 19 e del 20 di giugno a Puebla in Messico. Noi parleremo di quella e delle successive gare qui su Gazzetta.it. Ciao a tutti!